Giovedì 20 giugno a Ragusa, l'Ital Service Loreto Basket Pesaro si giocherà in gara secca l'approdo alla Serie B nazionale. I gialloblu di Coach Foglietti arrivano alla bella in terra siciliana dopo che ieri sera hanno pareggiato la serie vincendo gara 2 al Pala Megabox con un convincente 89-79. Loreto con la testa giusta fin dalle prime battute di un primo tempo che si chiude in vantaggio sul 54-43. Ragusa reagisce nella seconda frazione, ma i pesaresi restano sul pezzo e vincono la contesa con margine comodo e con il giusto grado di convinzione e autostima per affrontare al meglio l'ultimo decisivo atto della stagione. Molto importante, ci tenevamo, volevamo vincere. Ci siamo riusciti a una buona prova in attacco, un po' meno in difesa, però. Merito un po' anche della squadra ospite. Oggi abbiamo giocato come gioca il Loreto Pesaro e abbiamo dimostrato che possiamo fare una squadra più forte delle altre tre partite che abbiamo giocato contro Virtus, anche con lui, con loro. Abbiamo fatto una buona difesa e credo che questo non ha fatto vincere la partita. Siamo molto contenti, molto soddisfatti per la risposta del pubblico, per la risposta della squadra, perché sai, venivamo da una prestazione un po' sottotono a Ragusa, quindi la squadra ha reagito molto bene, con molto carattere, e adesso andiamo a giocare la terza, la bella Ragusa, ci aspetterà un ambiente infuocato, però l'obbligo nostro è di provarci assolutamente, perché comunque l'intenzione era quella di provare a fare il salto di qualità e proviamo a vedere. Sicuramente dovremo limitare qualche loro giocatore, questo sicuramente. Dovremmo subire meno rimbalzi in attacco e cercare di pareggiare la loro fisicità, perché si tratta di una squadra fisica e atletica, contro la quale bisogna giocare duro, giocare forte. Adesso abbiamo una finale, in una finale può succedere di tutto, quindi andremo là sicuramente pronti, e ormai siamo lì, vogliamo vincere, insomma.